Sì, Presidente, ho già detto molto, insomma, durante appunto la presentazione dell'atto oggi in oggetto. Io ringrazio ovviamente il Comitato Promotore per la Food Policy, come ho già espresso ampiamente, perciò il professor Marino, il dottor Pagnè, la dottoressa Tarra e ovviamente tutti gli attivisti e tutti gli iscritti appunto dell'Associazione Terra, ovviamente. E le varie associazioni anche che costituiscono il Comitato Promotore, una delibera che è forse la prima delibera in Italia che nasce dal basso sul tema dell'alimentazione, sul tema della politica del cibo, a differenza, come diceva il collega Zannola, sul piano appunto del cibo di Milano, che nasce dal 2015, ma comunque di fatto non è andata avanti, perciò delle azioni calate dall'alto, delle azioni ovviamente abbastanza come dire sterili, no? Nel senso ovviamente dove manca la partecipazione della comunità, dove manca la partecipazione dei cittadini e delle associazioni del territorio che lottano e che vivono ovviamente su questo tema. Perciò io credo e sono sicuro che Roma possa e abbia tutte le qualità per diventare il faro, come ho già espresso su questa tematica, ospitando anche la FAO proprio sul territorio capitolino, e sicuramente si può intraprendere un percorso di condivisione e discussione, anche organizzando, io mi auguro, si possa appunto organizzare un convegno abbastanza ampio e importante dove poter propagare questo messaggio, soprattutto questa delibera che oggi andiamo ad approvare in modo unanime, perché lo ricordo tutti, questa è la delibera che non ha nessun colore politico, una delibera appunto che proviene dal basso e che vede finalmente insomma le forze politiche di maggioranza e di opposizione unite. Questo vuol dire che quando si trattano temi di grande sensibilità, come oggi appunto dal punto di vista sociale, etico, ambientale, sostenibile, climatico, come per esempio anche la mozione sull'emergenza climatica, ovviamente non c'è nessun tipo di discussione, nessun tipo di polemica, ma anzi si uniscono finalmente le forze per il bene comune. Detto questo, Presidente, io mi auguro che una volta approvata si possa andare in modo spedito sulla costituzione della consulta della politica del cibo, ovviamente sulla creazione dell'ufficio tecnico ad hoc, adibito proprio per veicolare tutti i dipartimenti e anche ovviamente dar vita tramite la giunta, ovviamente, dar vita appunto alla politica del cibo. Io ringrazio ancora una volta il collega attuale assessore Coi al commercio, ringrazio ancora una volta il consigliere Zannola, con il quale insomma abbiamo condiviso ogni tipo di spunto, di azione appunto su questa delibera. Ringrazio anche lei, Presidente, per aver ovviamente accolto il comitato promotore e anche per aver in qualche modo veicolato un po' l'ultimo emendamento insieme al collega Zannola. Ringrazio i capigruppo, ovviamente in primis il capogruppo Pacetti, ma anche gli altri per aver condiviso all'unanimità diciamo la calendarizzazione di questa delibera. Io mi auguro che si possa discuterne anche in aula, diciamo, organizzando quando sarà possibile, ovviamente, un incontro con il Comitato Promotore proprio per cercare di iniziare con loro un percorso ancora più condiviso, ancora più, diciamo, performante, insomma, per la città di Roma sul tema della food policy. Grazie, Presidente, il voto ovviamente sarà favorevole.